Buonasera, ben ritrovati con lo Sport in Rete, venerdì 10 maggio, siamo ritornati, sono le 19:30 precise dopo un bel periodo di pausa, le vacanze, Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, di nuovo qui pronti, una nuova puntata, veramente veramente interessante, che ci dà uno sguardo un po' fuori dal campo, non proprio sul terreno di gioco, e siamo qui con Alessandra Cipolla. Che Ciao, grazie. salutiamo, psicologa e formatrice delle RIRES, Università Cattolica di Milano. Andiamo passo passo con Alessandra che ci spiega cos'è le RIRES Cos'è innanzitutto. RIRES? RIRES è l'unità di ricerca sulla resilienza dell'Università Cattolica di Milano, come ci diceva Gianmarco, ed è un team di ricercatori, psicologi e docenti che è guidato dalla professoressa Cristina Castelli. Cristina Castelli, che è stata una delle pioniere un po' del concetto di resilienza in Italia, portandolo in università. E portando in un'università anche una prospettiva di ricerca non solo all'interno delle mura, ma sul campo, un po' di portare quelle che erano le conoscenze, no? Della ricerca universitaria sul campo, soprattutto in contesti di vulnerabilità, dove comunque le necessità ci sono, insomma. L'idea nostra è quella di andare a trasmettere buone pratiche di resilienza assistita sul campo, quindi in contesti di vulnerabilità. In Certo. particolare noi ci occupiamo di minori, ma non solo, abbiamo avuto anche Certo. altre esperienze con altri contesti. Psicologia, formazione, ecco, noi ovviamente lo sport in rete parliamo di sport, non abbiamo sbagliato ospite, c'è un collegamento C'è tra un tutto questo e lo collegamento con lo sport? sport, c'è un collegamento con lo sport perché ci siamo resi conto che lo sport è lo strumento di resilienza. È lo strumento di resilienza perché promuove l'espressione emotiva, promuove il rapporto con il gruppo, fa sentire partecipi di un gruppo e soprattutto in contesti dove spesso si sono persi quegli elementi protettivi, no? Che mi fanno sentire protetto e mi fanno sentire essere cittadino di un mondo protettivo, soprattutto per un bambino. Ritornare ad essere protagonista di quella che è la mia vita, no? Ritornare a risperimentarmi e risperimentarmi anche scoprendomi capace. Perché spesso quella che è la vulnerabilità ti porta un po' a sentirti impotente, Certo. no? E lo sport invece è proprio un ribaltamento di prospettiva che mi permette di sentirmi di nuovo attivo e quindi di riprogettarmi anche in termini di futuro, in termini anche di capacità personale. Verissimo. E facciamo magari un piccolo passo indietro dando proprio la definizione di resilienza. Come la possiamo descrivere? La resilienza, per parlare di resilienza, a me viene in mente una metafora, che è una metafora che è stata offerta da Boris Cyrulnik, che è uno dei primi studiosi, uno studioso psichiatra francese, e lui dice che propone la metafora dell'ostrica, e lui dice: l'ostrica, quando viene aggredita da un granello di sabbia, reagisce trasformando, secernendo una sostanza che piano piano si. Come dire, si arrotonda il granello di sabbia e piano piano lo trasforma in qualcosa di prezioso che è una perla. E di fatto la resilienza è esattamente un processo di trasformazione. È un processo di trasformazione che passa da una sofferenza, perché il Certo. granello di sabbia quando entra nell'ostrica fa male. È un granello di sabbia spigoloso, invece l'ostrica è delicata, è molle. E di fatto è quindi un granello che all'inizio cerco di buttare fuori perché mi fa male, mi crea dolore, ma che poi trasformo, no? E trasformo in qualcosa di bello, e trasformo in una perla. E quello che a me viene da dire è che in realtà noi, che cosa ci differenzia noi esseri umani dall'ostrica? È il fatto che l'ostrica fa tutto da sola, questo processo, no? In realtà noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci accompagni nel fare questo processo di trasformazione e che noi chiamiamo, come ci ha insegnato Cyrulnik, tutore di resilienza, Ok. no? Che in qualche modo è colui che ci permette di fare questo pezzettino, Certo, stimolando che non deve essere le facile poi fare il tutore, quindi lavorare con queste realtà appunto non convenzionali, possiamo dire, e ci deve essere una formazione anche per il tutore e un modello da seguire, immagino, no? Sì, noi abbiamo creato come unità di ricerca un modello formativo, che è il modello tutori di resilienza, che è un modello formativo che va a
proprio a andare a individuare quelle che sono, che cosa significa essere tutore di resilienza all'interno di uno specifico contesto. Quindi è un modello partecipativo in cui insieme a insegnanti, educatori, psicologi, allenatori, quindi poi a differenza dei contesti andiamo un po' a calare quella che è la nostra formazione, però un pochino a costruire insieme che cosa significa essere tutore di resilienza a Milano piuttosto che in India, piuttosto che in Africa. E Certo. quindi come posso trasformare quella che è la vulnerabilità? Perché un po' noi, quello che un po' ci differenzia da altro è un po' l'idea di focalizzarsi sui punti di forza. Spesso no, tanti progetti, tante realtà vanno a focalizzarsi su quella che è la difficoltà in qualche modo. L'idea invece è un po' ribaltarla, no? Questa prospettiva e andiamo a vederle le cose belle che ci sono e poi a rinforzarle. Certo, e la domanda che mi sorge spontanea è, siccome tu dicevi appunto queste diverse realtà, beh, tutti soffriamo per motivi diversi, ecco, c'è un'universalità in questo? Cioè, una situazione di difficoltà in un capo del mondo può essere affrontata con uno stesso modello anche dall'altro capo del mondo? No, secondo me, secondo noi no, l'idea è proprio quella di adattarci ai vari Ecco. contesti, adattarci a quello che ci propone il contesto e crearlo insieme, quello che può essere anzi, crearlo insieme ma farlo creare a chi è il partecipante al training, no? Perché io non so che cosa significa essere tutore di resilienza in Kenya, ma Certo. insieme lo possiamo scoprire, no? Un po' noi vi diamo alcuni strumenti, ma voi ci date tutta la vostra expertise, quindi capiamo che cosa vuol dire aiutare i bambini kenyoti per promuovere quelle che sono le loro risorse. Certo. Bene, quindi entriamo proprio nel vivo, esperienze di sport e resilienza che avete affrontato e che affrontate ancora Le oggi. esperienze di sport e resilienza sono tante. Parto da un'esperienza qui a Milano che stiamo proprio facendo in questi mesi, terminerà nel giugno del 2019 ed è un'esperienza Sport in the Block che facciamo in collaborazione con Altro Pallone, con Emis Feltrinelli, con il patrocinio del Comune di Milano, insomma con tanti enti che lavorano per andare a cercare di promuovere resilienza all'interno di quelle che sono le periferie milanesi. E lavorare nelle periferie milanesi significa, e in generale nelle periferie, significa cambiare una prospettiva, significa dare delle opportunità attraverso lo sport che è inclusione, attraverso lo sport che è dialogo, che è conoscenza del diverso, no? Mi permette di andare proprio a sperimentarmi. Quello che abbiamo fatto a Milano è stata una formazione ad allenatori che lavorano con squadre di minori, migranti, diverse realtà, e questo è proprio il bello, no? Perché ci siamo un po'. Le esperienze ci si sono scambiate, ci abbiamo un po' co-costruito insieme quello che era il training, e che poi adesso stanno implementando con i loro ragazzi una modalità di allenamento che tenga conto anche di questo cambiamento di prospettiva e quindi dei piccoli aggiustamenti che loro hanno pensato, che però in qualche modo vanno ad integrare il modello tutori di resilienza e una prospettiva di resilienza nella loro pratica di allenamento quotidiano. Certo, quindi non bisogna neanche spingersi per forza troppo in là, le periferie, anche milanesi, in che quartiere avete toccato Abbiamo toccato il principalmente? Grattosoglio, il quartiere di Grattosoglio. Ok, quindi appunto nella Milano, Grattosoglio è un quartiere assolutamente multiculturale, quindi anche con diverse caratteristiche. E poi quali sono quindi i punti in contatto invece fra la periferia di Milano e la periferia, che so, di Nairobi, siccome si parlava di Kenya? Esatto, si parlava di Kenya, abbiamo fatto un progetto proprio nello slum di Madare, a Nairobi, che è una condizione davvero complicata perché parliamo di una discarica a cielo aperto Vediamo anche le foto che in cui passano. vivono tantissime persone, in un chilometro quadrato e mezzo vivono una cosa come 70.000 persone, quindi davvero un agglomerato. E insieme a Slam Dunk e ad Associazione Real Monte abbiamo realizzato un progetto che andava a introdurre quello che è il concetto della resilienza e il concetto delle life skills
All'interno di allenamenti di basket, è stato un training che abbiamo fatto insieme ad una allenatrice e formatrice e giocatrice di basket, quindi ad allenatori di basket okay. che lavorano con i ragazzi dello Slam di Nairobi, dove Slam Dunk ha costruito un campo da basket, l'unico campo da basket che c'è, l'unica area in un ammasso di case. C'è una piccola area di gioco, di spazio di gioco, e lì abbiamo creato un modello che permettesse di scoprirmi come, e scoprire le mie capacità all'interno di un allenamento, quindi cercando di andare a lavorare su determinate life skills. Le life skills sono le competenze di vita, no? Quelle che mi permettono poi anche di traslare quello che sto imparando adesso in un mondo, certo. nel mio mondo quotidiano. In cui vivo, nel mio mondo quotidiano. E un pochino è stato questo il lavoro, abbiamo lavorato sulla comunicazione, abbiamo lavorato sul senso del gruppo, ma anche sulla risoluzione dei problemi, no? Quindi attraverso l'allenamento, come faccio io a risolvere un problema? E come questo, l'allenamento di basket, mi può portare poi a riuscire a traslare questa modalità che adopero anche nella mia vita quotidiana? È per questo che poi lo sport si fa strumento di resilienza di vita. Certo. Perché io mi sperimento, no? È come una palestra, no? Mi viene da dire. Una palestra in cui io mi sperimento, cerco di fare i primi passettini, senza però ovviamente andare troppo a sbattere, perché c'è qualcuno, cioè il mio tutore di resilienza, il mio allenatore, che mi prende per mano, che mi accompagna, che se sbaglio è lì a prendermi, no? E questo è lo sport, perché è con un confronto con l'altro, quindi non sono solo. Certo. Ho il confronto con l'altro e la comunicazione. Certo. E questo è anche un po' quello che un po' accomuna, no? Quelle che erano la domanda esatto, che mi facevi. I punti di riferimento. Accomuna anche il contesto di Grato Soglio. Certo. Poi sì, gli slam appunto di Nairobi sono questa realtà incredibile che raccolgono addirittura il 60% della popolazione di Nairobi in uno spazio urbano del 6%. Quindi sono questo ammasso di case, Nairobi ha 4 milioni di abitanti, quindi un campo da basket all'interno dello slam diventa veramente un punto di riferimento, anche una safe zone immagino per gli abitanti del quartiere, per i bambini soprattutto, no? Quindi lo sport veramente, come abbiamo visto anche in puntate precedenti, il riscatto, l'emancipazione dallo sport. Il riscatto sociale, sì. Assolutamente sì. Africa, poi anche altre realtà però oltre a questo. Altre realtà, abbiamo lavorato in contesti di guerra e migrazione forzata, in particolare abbiamo un'esperienza ad Erbil nel campo profughi nel Kurdistan iracheno. Un campo profughi è Ankawa 2, che è un campo profughi sterminato, grandissimo, dove tantissime famiglie sono rinchiuse in una situazione di completo stallo, sono famiglie irachene, quindi tutta la piana di Ninive e la zona di Mosul, che sono dovute hanno dovuto lasciare le loro case e che sono in questo momento di che cosa succederà della mia vita. Quello che abbiamo fatto insieme al CSI, il Centro Sportivo Italiano, e a FOXIV e ad Associazione Real Monte, che è un'associazione che si collega all'unità di ricerca sulla resilienza proprio creata dalla professoressa Castelli, abbiamo realizzato un progetto coinvolgendo gli allenatori, coinvolgendo allenatori ed insegnanti ed animatori. E lì abbiamo creato anche lì una modalità per fare in modo che le giornate non venissero perse di questi certo. e che il gioco non fosse un gioco fine a se stesso, che fosse un gioco con una prospettiva altra, per passare determinati valori, per passare determinate competenze. È quel no, filo conduttore che mi permette di sperimentarmi e poi di poter essere altro anche fuori dal campo, certo. no? Mi sperimento dentro, ma poi posso uscire da questo certo. campo e mi scopro altro, mi scopro capace di. Assolutamente, penso che in questi contesti, insomma, a volte lo sport viene un po' sottovalutato da questo punto di vista, no? Quindi si pensa magari ad avere più interventi sanitari, di infrastrutture ovviamente necessarie, però anche io credo che nel momento in cui magari le condizioni, diciamo, di vita basilari sono soddisfatte, quindi uno mangia, beve, dorme, non si è a posto così.
ci vuole qualche step in più poi per vivere, non sopravvivere, basta. Ecco, per me lo Decisamente. sport in quel Lo senso. sport in questo senso va attraverso il gioco, tra l'altro, c'è anche un po' un abbassamento, parlo un po' da psicologa, però c'è un po' anche un abbassamento di tutte quelle che sono le difese, no? Che in qualche modo, soprattutto in un contesto di vulnerabilità, io tiro fuori, perché un po' mi Certo. devo proteggere da quello che sta succedendo. E quindi riesco anche un po' a ritrovarmi, a ritrovare me Certo. stesso. Quindi sicuramente interventi psicologici è difficile farli in determinati contesti. Certo. E lo sport è davvero uno strumento che mi permette di entrare e di entrare in contatto subito, Certo. facilmente, anche se io ricordo quando ero a Nairobi, malgrado io non sia assolutamente in grado di giocare a basket, ma era la mia collega, l'esperta di basket, io portavo la Contenuti. resilienza, però il basket mi ha permesso di entrare immediatamente in contatto con Certo. questi bambini, non parlavamo la stessa lingua, Certo. non condividevamo nulla, ma attraverso un pallone noi siamo diventati vicini, no? Da due mondi diversi abbiamo Certo. creato un mondo comune, che è quello del linguaggio Un sportivo. linguaggio assolutamente universale che non conosce appunto confini né barriere. E, tra l'altro, come abbiamo anche già approfondito in precedenza, è lo sport in grado di superare barriere anche fisiche, di mettere in contatto appunto in realtà diverse anche fisicamente. Anche fisicamente, noi abbiamo lavorato l'unità di ricerca insieme a Scienze Motorie, la facoltà di Scienze Motorie, sta pensando ad un programma di sport e disabilità, sport, resilienze e disabilità, barriere fisiche, perché effettivamente a volte ci sono anche delle barriere fisiche che permettono di fare sport in un altro modo. E Certo. spesso quello che un po', ancora parlando di prospettiva, quello che un po' la disabilità porta è l'essere vittima, Certo. l'essere non capace di. Ecco, lo sport fa esattamente il contrario, fa quel cambio di prospettiva, no? Io sono capace di, io mi riscopro capace di e riesco anche a mettermi in contatto con dei punti psicologici miei e anche fisici, perché di fatto la muscolatura, tutta una parte fisica, la cinestesia, no? Mi permette il movimento, mi Certo. permette la squadra, le relazioni. E quindi c'è stato un progetto hanno fatto due ricercatrici dell'università di Rires a Bali con l'associazione Francesco Realmonte e un BFS che è un'associazione indonesiana, Ok. dove sostanzialmente la disabilità in Indonesia è particolarmente complicata, nel senso che vengono molto esclusi dalla Certo. società e spesso non hanno accesso a strutture, non hanno accesso a diverse comunque possibilità che invece ci sono per altri cittadini. E all'interno di un campionato di rugby e basket abbiamo fatto una formazione tutori di resilienza ad allenatori, ma non solo, ad allenatori, ma anche a giudici e ad arbitri, Ok. perché un po' l'idea era cercare insieme di trasformarla questa prospettiva sugli atleti, perché spesso gli allenatori e gli arbitri sono normodotati, dipende, Certo. però anche la possibilità di sperimentarsi, perché i nostri training sono molto partecipativi e quindi non è che non si fa proprio nulla, non si ascolta, ci si sperimenta. E quindi abbiamo fatto questo training con allenatori, appunto, come dicevo, e altre figure che ruotavano intorno a questo mondo, proprio per andare a costruire insieme a loro che cosa significasse essere tutore di resilienza in Indonesia, a Bali, con Certo. figure adulte in questo caso, perché poi i campionati erano con atleti adulti, Certo. dove davvero il ritorno è stato proprio, io sono un atleta, io ho un sacco di risorse, mi riscopro che posso fare. Posso creare, posso essere, no? Dal fare all'essere in qualche modo, no? Dal vedermi capace di all'essere All'estero, capace di. certo. E, no, interessantissimo, quindi in realtà diverso, veramente salti geografici incredibili, Bali, Iraq,
Kenya. Quali sono le più grandi differenze che riscontri in queste realtà rispetto a quelle italiane invece? Accennavamo prima a realtà che comunque avete fatto in Italia in caso di calamità naturali. Ci sono poi delle differenze, ovviamente culturali, dalla religione alla cultura. Però ci devono essere altrettanto anche qualcosa che ci rende alla fine un po' tutti simili, no? L'essere umano, se sai toccare i punti giusti, può cambiare angolo del globo, ma ci sono dei punti in comune come delle differenze. In Italia com'è lavorare sulla resilienza? È più facile, più difficile o è semplicemente diverso? Ma guarda, noi abbiamo lavorato poco in Italia perché abbiamo avuto accesso più all'estero, perché a volte è più facile, no? Certo. Accedere all'estero. Abbiamo lavorato su Milano, abbiamo lavorato con le zone terremotate, dove abbiamo fatto anche lì un progetto con lo sport. Ma di fatto lavorare in Italia sicuramente da un certo punto di vista agevola, perché parliamo un linguaggio comune. Dall'altra parte è promotore di nuove cose, no? Di nuove creiamo insieme, ci dà la possibilità di, ma ci fa scoprire anche che il linguaggio è universale, no? Certo. Parliamo in Italia, parliamo a Nairobi, poi di fatto è vero che è tutto diverso, ma è vero che poi Però c'è l'essenza, anche. no? Ci porta a quello che un po' dicevamo, un'universalità. Esatto. Un'universalità mi viene in mente. Adesso un'esperienza che avevamo fatto qui a Milano in un oratorio con bambini dell'oratorio e bambini siriani. Io stavo facendo ancora il mio progetto di tesi allora e lavoravo proprio con i bambini siriani. Ed è stato bellissimo perché abbiamo invitato i bimbi siriani all'interno dell'oratorio. E bambini siriani che non sapevano ovviamente parlare italiano Certo. e bambini italiani. E insieme il gioco e lo sport ha permesso di comunicare senza Bellissimo. parole, no? E quindi mi è Certo. venuto in mente davvero questo flash perché questo un po' risponde, no, alla tua Certo, domanda, risponde al fatto assolutamente. che è lì, no, l'essenza. Assolutamente, abbiamo visto più volte il calcio, la semplicità di un pallone che rotola, di un obiettivo comune che poi lo sport ti costringe ad avere quando si lavora in squadra. È più forte di qualsiasi ostacolo ed è veramente un linguaggio universale. Invece, una domanda che ti volevo fare è: ovviamente, voi stabilite un rapporto anche educativo, in cui, come in tutti i rapporti educativi, ci deve essere una fiducia reciproca. Com'è? È facile? Come si conquista la fiducia di un tutor che è andato ad educare? Magari appunto in Kenya, insomma, i tuoi capelli in Kenya non sono facili da trovare, a Matale penso che attirino l'attenzione. Quindi magari dico c'è anche diffidenza o sicuramente. Qual è il trucco, se c'è un trucco di guadagnare la fiducia di questi tutor che formate? Sicuramente il fatto che non andiamo mai là da soli, cioè abbiamo sempre dei tramiti che ci Certo. permettono di essere in qualche modo riconosciuti, no? In Kenya avevamo la Slam Dunk che Certo. aveva fatto tanti pezzettini in Kenya, quindi ci ha permesso di. E a mio avviso è il fatto di sperimentarsi per 4 giorni, è un training lungo di 8 ore, quindi di sperimentarsi insieme, di conoscersi e di andare a capire che in realtà io sono Bianco e Ricci e tu sei nero e Ricciolini anche tu, ma Esatto. che poi di fatto abbiamo tanto in comune. Abbiamo tanto in Certo. comune che sono, se non esperienze, ma quello che sta sotto all'esperienza, no? Certo. Quindi quando si tocca, io credo, una parte di emotività e quindi quando si parla un pochino più con la parte emotiva, no? E non la parte razionale, in realtà ci si scopre tanto simili. Ed è questo anche il bello di poter lavorare in tanti contesti, che non è solo l'Italia, perché ti permette di davvero andare a capire come l'altro lato del mondo in realtà è esattamente simile a te e questo il pallone lo agevola Assolutamente, tantissimo. certo, no, passione assolutamente più diffusa al mondo, in qualunque angolo del pianeta, quando c'è neanche un pallone, qualcosa di Qualcosa rotondo di che rotondo. rimbalza un minimo, attira subito i bambini, quindi anche un po' c'è anche quelli. Con i bambini forse è un po' più facile, si fidano di più, si lasciano più trasportare, no? Però poi il gioco di squadra, quello che è poi, perché comunque entrare in certe realtà bisogna farlo, immagino, In punta di in punta piedi. di piedi non si può arrivare,
Tra l'altro, tu stiamo parlavi di gioco oltretutto. di squadra. Noi lavoriamo proprio con un gruppo di tutori di resilienza. Io non posso essere tutore di resilienza da solo. Io ho Certo. bisogno dei miei colleghi, ho bisogno dei miei compagni, ho bisogno di essere all'interno di un gruppo che mi sostiene, perché a volte essere tutore di resilienza significa anche un pochino, no? Scontrarsi contro dei muri, cadere un Certo. pochino, o comunque ricevere un'emotività forte. E l'idea del gruppo, l'idea del team sono attività che noi facciamo in gruppo e quindi costruiamo insieme e anche loro si scoprono perché è bellissimo questo, no? Quindi all'interno di un gruppo di persone che magari già si conoscevano, in realtà si scoprono tante cose. Assolutamente sì. E poi ovviamente tantissime esperienze che ti porti dentro, che devi sapere anche gestire, immagino, però a un certo punto. Sì, Perché alcune devono essere perché alcune forti. sono forti, però anche noi lavoriamo in gruppo, cioè non siamo Certo, sole nel momento certo. in cui partiamo, ma siamo sempre in un team che ci accoglie e che un po' ci aiuta a rielaborare. Però io Bellissimo. davvero credo che guardare quello che ci sta un po' lontano, no? Ci permette poi di riscoprire anche un pochino chi siamo noi, perché Certo. ogni volta che noi torniamo, non solo io ma anche i miei colleghi, dai nostri progetti ci sentiamo sempre arricchiti, ma tantissimo, no? Certo. Arricchiti di esperienze, di modalità, stili di vita, modi anche di affrontare determinate cose, di emozioni che poi ti passano e che un po' ci portiamo. Quindi è uno scambio reciproco a tutti gli effetti, Sì. no? Voi ovviamente formate, ricevete in cambio Forse riceviamo di più. e si riceve di più di quanto si dà, questo sì. Ma invece un po' focalizzandoci, andando poi a concludere sulle life skills, com'è che lo sport riesce così tanto, magari più di altre cose, a trasmettere life skills? A me viene ancora in mente l'esempio della palestra, cioè lo sport permette di sperimentarmi in uno spazio sicuro, no? Certo. Uno spazio che ha attorno a me i miei amici, i miei compagni che in qualche modo mi conoscono, con una persona che mi osserva, che mi aiuta, che sa quelle che sono le mie potenzialità e quindi non va a stimolare eccessivamente, Certo. no? La resilienza nello sport significa anche sa saper calibrare l'allenamento a seconda di quelle che sono le potenzialità e significa potermi scoprire, poter lavorare ad esempio all'interno del gruppo sulla comunicazione con i miei compagni, Certo, lavorare sulle fondamentale. emozioni, vinco, perdo, come la sento questa Certo. sconfitta, lavorare sulla presa di decisione, ma a chi passo la palla? Ma perché Certo. la passo a te la palla? Perché sei più libero o Perché perché? sei Quindi più anche su un abbondante, certo. processo un pochino mentale, quindi l'idea di lavorare con gli allenatori per trasmettere il concetto che lavorando in allenamento non è solamente imparare a giocare a basket o a giocare a calcio, ma è Certo. anche dare delle competenze che permettono poi di sperimentarmi nella vita, no? Che Assolutamente, acquisisco in certo. palestra, mi faccio un po' di muscoli e poi riesco un pochino ad Assolutamente. andare. Senza tralasciare soprattutto il contesto ludico, no? Quindi molto spesso magari il soggetto all'interno dell'allenamento non si rende Non se neanche ne rende conto di stare conto. sviluppando contesto ludico, quindi anche la possibilità di sbagliare, no? Perché Anzi, per senza, fortuna abbiamo la possibilità di assolutamente. sbagliare. Senza il terrore di ripercussioni, piuttosto che quindi poter sbagliare. E poter sbagliare è anche l'essere accolti sullo sbaglio e capire perché. E Certo. quindi anche qui, no? Perché è importante dire perché c'è uno sbaglio, no? E quindi come possiamo fare per rimediare? Assolutamente. E questi sono piccoli accorgimenti che però ti permettono di lavorare su quello che è la risorsa e quindi Assolutamente. cambiare il mio sguardo su questo bambino che magari non è tanto bravo a tirare, però a correre è un fulmine e quindi Esatto, cerchiamo. di fare un altro ruolo, no? Di metterlo. Certo, lo sport l'abbiamo visto, lo vediamo sempre, quante cose ci sono dietro. Va bene, siamo in conclusione. Io ti voglio chiedere, Alessandra, se sicuramente qualcuno sarà rimasto impressionato da questa chiacchierata e volesse in qualche modo entrare in contatto con voi, quali sono i vostri contatti, i vostri canali, come si può entrare in Noi abbiamo una contatto. pagina Facebook, abbiamo unità di ricerca sulla resilienza, abbiamo una pagina Instagram che è rires-unicat, abbiamo un sito internet che è unità di ricerca sulla resilienza, ci trovate e ci potete scrivere, ci sono i contatti sul sito, ci potete scrivere su Instagram, noi abbiamo voglia di collaborare, abbiamo voglia davvero di
non stare in università, certo, di scendere in ma di campo, essere sul campo, e di quindi scendere in abbiamo campo, voglia certo. di stare con voi, con tutti quelli che E hanno voglia allora di stare con noi. ti salutiamo con la domanda sorpresa. No, abbiamo visto prima un po' di foto passare. Io ti volevo chiedere qual è la cartolina che ci lasci, un'immagine che hai di questi viaggi, di questi posti incredibili che hai visto, che riassuma un po' quello che ci siamo detti. Questo è difficile, Sai però. che mi viene in mente subito, Vai, non lo so perfetto, meglio perché, così, ma mi è venuta grande. in Meglio. mente la foto dei bambini abbracciati in Kurdistan. È una foto con bambini abbracciati che sono vestiti con la tutina bianca perché stavano Ok, facendo karate. certo. E lì trovo quell'abbraccio che è andare verso. Stavano andando ad allenarsi in quel Ok. momento e noi partecipavamo al loro allenamento ed è stato bellissimo. E quindi no, La insieme vediamo. esatto, è quella. E insieme andiamo ad allenarci, no? Siamo insieme e percorriamo questa strada. Bellissimo, Quindi. bellissimo. Alessandra, grazie mille, veramente una puntata ricca Grazie a voi. di spunti, di riflessioni, di tanta voglia di scendere in campo adesso. Io saluto tutti i nostri ascoltatori, sarà un weekend molto, molto denso, qui a Milano stiamo accogliendo, diciamo, prima gli Gli alpini che ci alpini. hanno quasi impedito di arrivare in studio perché sono talmente tanti, li abbiamo visti anche con le dirette di Milano News prima. Lo Sportirete vi saluta, torna venerdì prossimo, come sempre alle 19:30 in diretta, vi auguriamo un buon weekend e alla prossima. Ciao, ciao a Ciao, tutti, grazie, grazie, ciao! ciao. Thank you.